siamo la solita intervista ante partita, quella del venerdì sera che sta diventando ormai una tradizione nostra. Siamo di nuovo con Daniele Scanu. Grazie Daniele. E innanzitutto ti Grazie chiedo, tu sei scaramantico nel calcio? a te. No, io no. Però direi che mi Ecco, staressi infatti è il motivo per giusto. cui tu sei qui, chissà che se Esatto, continueranno i risultati positivi. speriamo, non per me, ma per Per un loro. po' di partite sarai il nostro ospite. Assolutamente. Bando agli scherzi, Daniele. Io partirei un attimo dalla partita di domenica scorsa. Una bella partita, una partita non semplice contro un avversario che si giocava molto, perché la Sestrese è partita con una buona ambizione di classifica, è impelagata in piena zona play-out. 20 minuti dal primo tempo ad altissimo livello da una parte e dall'altra, si poteva tranquillamente chiudere sul 2-2, poi loro sono calati un po', anche se hanno avuto un'occasione a inizio ripresa importante in cui è stato bravo Prato a salvare, e poi la Cairese, anche direi con molta praticità, molto cinismo, ha fatto sulla partita, sei d'accordo? Sì, assolutamente, credo che l'abbiamo interpretata in maniera giusta e forse o per un pizzico di fortuna oppure perché ci abbiamo messo quel qualcosina in più, siamo riusciti a sbloccarla e poi a chiuderla. Anche perché dopo il nostro primo gol credo che poi loro non abbiano più avuto grossa occasione. No, era una partita difficile, importante averla chiusa, averla vinta per il morale, perché comunque venivamo da due partite un po' così. Ecco, ti chiedo una sensazione che si ha vedendo la Cairese, praticamente io l'ho vista quasi tutte. Tante volte riesce ad esprimere meglio il suo gioco fuori casa che non in casa. C'è secondo te una motivazione particolare, le dimensioni del campo, il fatto che qui gli avversari forse si chiudono di più o qualcosa? Ma no, il campo non credo, anzi il campo dovrebbe avvantaggiarci, Io dico anche nel se. senso del tempo perso, magari per le palle perse, perché Questo sì, è più. questo Secondo me può vi essere rompe più un po' il ritmo, diciamo. un discorso di interpretazione da parte delle avversarie che magari vengono qua a campo grosso e magari si chiudono un po' di più e quindi lì facciamo un po' fatica, ma perché a volte siamo precipitosi, non abbiamo pazienza di girare palla e trovare poi il momento giusto per andare verticale. Quello, secondo me, è quello che abbiamo sbagliato soprattutto nella partita col Campomorone. Mentre domenica, secondo me, anche Ma già un Pio, approccio che era la prima simile. partita Sì, che sì, sì. giocava, ha interpretato il ruolo Molto nella maniera giusto. corretta, quindi tant'è vero che poi ha avuto anche delle occasioni. Poi, poverino, era un po' che non giocava, Sì, alla fine tutto il sì, tempo era era gol 10, alla decisamente fine in debito d'ossigeno. sì. Ecco, domenica andiamo al futuro, ci aspetta una partita simile alle ultime due in casa. La Voltrese ha 18 punti, tanti quanti la Sestrese, anche lei impiegata in piena zona retrocessione. A differenza della Sestrese, forse sta ricalcando la classifica che si ci aspettava da neopromossa, e a dicembre però ha fatto una campagna acquisti veramente importante, tanti arrivi come il portiere Canciani, le due punte De Martini e soprattutto Lobascio. Ecco, che partita ti aspetti domenica contro il gialloblu come noi di Volte? Una partita che non dobbiamo, non possiamo, non dobbiamo sbagliare, dobbiamo interpretarla come le altre, e come quella di domenica, perché comunque credo che anche loro verranno qua e interpreteranno la partita che interpretano un po' tutte le squadre a chi hanno bisogno di punti. E quindi sarà importante riuscire a sbloccarla e non farci venire fretta di dover far gol a tutti i costi se non la sblocchiamo. Però è una partita difficile, loro hanno cambiato tanto, quindi anche quello lo bascio, Gente di no, esperienza un come lo bacio, giocatore. sì. E domenica con la Lavagnese hanno fatto bene, gli hanno messo in difficoltà. La Lavagnese è un'ottima squadra, tant'è vero che era tra le pronosticate all'inizio dell'anno per il salto di categoria. L'ultima battuta, le condizioni dei nostri giocatori.
c'è qualche novità particolare? So che c'è qualche dubbio per quanto riguarda Meme, Boveri, Emanuele Boveri. Meme non sarà della partita, quindi dietro è facile prevedere che ci sarà la conferma di quelli che abbiamo visto a Voltri. E poi Nazzaretti, Confacello rientrato a pieno regime. E anche Jonathan ha fatto una buona partita in un ruolo che non è suo, ma che stiamo provando a cercare di adattare, perché secondo me ha le capacità per poterlo fare, sia fisiche che tecniche, quindi è anche ancora giovane, può riuscire, sì, assolutamente. Grazie mille Daniele, speriamo di vederci venerdì prossimo, perché non la dire la carriera ha fatto di speriato.